Sono simili ad Acan coloro che, pur dicendosi cristiani, continuano a celebrare le feste pagane o si abbandonano a pratiche superstiziose come l'astrologia e la divinazione, e anche coloro che, sotto il nome di santi, venerano delle immagini insensibili e rendono un culto a dei simulacri muti, quelle persone introducono nella Chiesa l'anatema di Gerico e contaminano i luoghi e l'accampamento dei santi.